Eccomi qui, oggi è il primo giorno di Gardaland, di Halloween, prima volta che arrivo ed è piovoso, sta iniziando a piovere, è brutto tempo. Guarda che bello! Tutto che si illumina, qualche luce è un pochino fulminata, però ecco qui già qualche zucca, mi sa dovrebbero essere qualcuna vera, qualcuna falsa o tutte vere, compreso il drago che se le mangia. Ecco qui dove c'è la cascata che ho scritto Gardaland, piena di zucca, dove qui all'interno ti puoi fare anche la foto, dove c'è il cuore, e guarda che bello. Che bella quella cascata. Ecco qui, c'è anche lui vestito da Halloween, però non gira, l'altra volta girava. Qui sotto c'è qualche occhio che galleggia. C'è un po' poca gente, forse anche per il tempo che piove. Ecco qui che ho fatto il biglietto, dietro c'è il cucciolo e questo qua è il prezzo, è il giorno 3. Sono appena entrato. Qui c'è l'ingresso di Peppa Pig Land, parco gioco per i bambini. Tutto su Peppa Pig. Qui ci sono le barchette che ondulano, le giostrine. Ci sono anche le mongolfiere, sembra giusta per bambini, carina, sotto la pioggia. Il trenino questo al momento spento, quindi forse ci sono ancora abbastanza bambini. Qualche stradina di via di fuga. C'è qualche giostrina è attiva. Le macchinine dove entri nella fattoria, poi ci sono anche qualche animale che si muove ed ecco qui l'albero. Eccomi qua che sono uscito da una via di fuga. Ecco qui che sta entrando, guardate qua, anche qui è ben illuminato. Ecco qui l'albero di cucciolo. Guarda che bello. Qua ci sono questi qua che spruzzano, ma tra poco spruzzerà, eccolo. Un po' ciascuno spruzzano. Qui guardate che bello. Tutti gli orsacchiotti, pieni di orsacchiotti. Qui sopra passa l'aeroplano, la giostra. Adesso provo a salire sopra l'albero. Ecco qui all'interno dell'albero. Finalmente!
posso mostrare a qualcuno la mia nuova casa. Mi piace. I miei amici non vogliono mai a trovarmi qua giù. Dicono che in questa casa ci sia una strana presenza. Ma non è vero. Ho guardato dappertutto e non ho trovato alcuna traccia. Qualcun altro. Comunque ora ci sono io. Sì, in effetti ogni tanto sento dei rumori strani. Ma in ogni casa si sentono dei rumori strani, no? Ad esempio, la seconda basta! Prezzemolo, basta dire sciocchezze! Questa è la mia casa! Per lungo tempo ho cercato un luogo adatto dove costruire il mio laboratorio. Tutti credevano il mio magico potere. Nessuno osava vivere vicino a me. Così ho deciso di costruire questa casa segreta in profondità sotto un albero. Sembra una casa qualsiasi. In questo modo coloro che la visitano capiscono che mi abita un mago, ma credetemi, questa casa è molto lontana dall'essere un mago. Adesso ve lo farò visitare. Ogni cosa che un segreto. Ballare. Fino a quando non si saranno abbassate le protezioni. Fai tipo effetto bacca. Tutti quanti. Ecco. Bravi. Così. Ma per poco esce il gas. Dove stai giallo? Ma
Se non è così, tornate. Io sarò qui ad aspettare. Sono appena uscito dalla casa di Prezzemolo. Ecco qui un altro corridoio dove si illumina e ci sono tutta la compagnia di cucciolo. Qua ci sono gli indiani. Ecco qui. Qui c'è la giostra di Raptor, l'entrata. La zona tipo Far West. Chissà quanti milioni di euro stanno lì dentro. Madonna, che aspettavo l'uomo giusto. Qui c'è anche una chiesetta all'interno, vero? Chissà chi aspettava. Ecco qui la chiesa all'interno. Per qua in certi orari diventa super affollato perché dove si beve? Ci sarà una piccola attrazione dove stanno gli gnomi, forse più tardi si vorranno vedere. Questa qui è una mano gigante. Ecco la giostra vertiginosa. Peccato che piove, se non doveva stare più gente e più qualcosa di bello in giro. Qualche bella pannocchia, bella gigantesca, sovrumane. Adesso mi scappa un po' di pipì, tendo ad andare in bagno. Ecco qui che sta salendo la giostra. Tra poco farà la discesa da Urlo, mi sa che tra poco si andrà anche a fermare prima di fare la discesa. Ecco lei che si è fermata. Ecco qui, qua c'è l'UFO che si alza e c'è la pista panoramica, al massimo dopo la vengo a fare. Qui ci si vede tutto Gardaland. Qua c'è un'altra bella fontanina. Bello. Macchinette fai da te. Due bevande. Patatine giganti. La mano gigante per mangiare patatine. C'è tutto gigante. Ecco qui la via. Poi ci sono loro. Eccone qui uno. Più o meno ci saranno 5-6 in giro. Sto qui a prendere il sole.
quest'altro sta pitturando le zucche. Invece lui ci è caduto dentro. Qui c'è la giostra mammut. Il terino. Qui c'è la mano gigantesca dello zombie. E sarà bello gigante sotto. Qui c'è l'aereo in esposizione. Invece questo qua capa sotto proprio. Questa qua è un'altra bella fontanina con la zucca. C'è anche la giraffa, ma è finta. Qualche serpente, anche loro finti. Sembra che si stia accendendo. Bello qui. Qua c'è il ponticello dove da una parte si intravede l'acqua dove passano i gommoni, mi sa, quelli a cerchio. Qui è dall'altra parte. Ecco. Dove c'è? Eccoli dove passano. È al di sotto della giostra. Qui sotto c'è anche un corridoio che fa tutta la stradina per andare direttamente dall'altra parte, dove passi qui sotto, dove puoi vedere anche quando è in moto la giostra, dove vedi tutti gli intrecci, tutto retinato. Bello. Guardate qui che bello questo ingresso. Ecco qui un'altra bella prospettiva. Bella, bella, bella. Qua è dove c'è la barca che mi sa tra poco scenderà. Bello qui, mi sa, no, tra poco scenderà di là. Eccola. Bello anche qui, pieno di delfini. Bello, bello, bello.
qui stanno anche pubblicizzando la macchinina elettrica, l'altra. Bello qui, non era mai venuto. Bello, bello, bello. Qua c'è anche una bella visuale. Eccolo qui. Momento vuoto, che ti fai il doppio bagno oggi, che piove. Sta piovendo ancora. Siamo verso a mezzogiorno. Invece qui c'è, mi sa che c'erano le barchette che potevi telecomandare, non lo so se ci sono ancora, mi sa di no, non le hanno messe. Guardate che bello qui, bello tutto il tipo di effetto, dove appena passano le barche che hanno fatto girare la giostra qui per spruzzare. Bello, 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 bello. Si va anche a gettone, 50 centesimi. Ecco qui un'altra bella prospettiva. È bellissima quella prospettiva. Ora c'è lui che sembra che esce da fuori l'acqua. Massimo aspetto tra poco, così scende anche la prossima. Ecco lì che sta salendo. Adesso prende un pochino di discesa. Eccolo lì. E vroom, tutte che dovevano gridare adesso. Qui c'è un piccolino cimitero con qualche zombie che sta tentando di uscire. Eccolo là, 2-3 zombie. Ecco qualche altro zombie. E qui esce una testa. Là esce uno col baffo. Chissà dove va di qua. Chissà dove stanno gli scivoli dei bambini, sembra. Guardate che bello. Un piccolo fiume. E che tombino. Non lo so. Ah, che si salta anche. Sembra che si salta. Ah, qui c'è qualche scivolo per bambini. Ecco qui che dove passa il trenino, ogni tanto si chiude e passa il trenino. Ma provo a prenderlo, tra poco vado a prenderlo, così faccio un bel giro all'interno del trenino. I scivoli per bambini non hanno utilizzato, perché non so se è che tutto il mese mi sa che porta un po' di pioggia e un po' di nuvole e un po' di sole. Oggi era la giornata libera, sono venuta. E da qui mi sa che è l'entrata del trenino. Poi alla cavallerizia. Dopo lo faccio con le strade. Bello, bello. E c'è la giostra che gira. Adesso è ferma,
Sta mettendo a gira. Poi lì dietro, da lì, c'è qualche altra piccola giostrina per bambini. Eccola qua una, mentre vede che funziona, con le barchette. Più i pupazzini. Dove c'è anche lui cucciolo. Ecco qui i morti con le loro zucche. Qua sembrano un po' più vere le zucche. Qui peccato che hanno levato, mi sa qui c'era una specie di serpente, mi sa stava c'era un serpente. Là è l'ingresso del trenino, che tra poco ci vado. Qua ci sono altri morti che sono resuscitati. C'era l'immagine di Cucciolo prima, adesso vi faccio vedere l'orologio. Io prima ho girato a sinistra, invece devo girare a destra. Da qui l'ingresso. Non è in funzione. Qua risultano 10:05, invece è più di mezzogiorno. Come sono entrato di lì. Ecco qui il trenino, è in attesa. Spero di farcela ad entrare. Sono 2-3 persone in attesa. La solita fila inutile, che potrebbe anche tagliarla, ma la lasciano lo stesso. Eccolo qui il trenino, sto per salire. Eccomi qua. È un pochino vuoto. Nell'attesa che viene qualcun altro. Lui sta per partire. Si chiudono anche le porticine. Tutto qui che è in partenza. Tra qualche istante torna in partenza, rimanere seduti e buon divertimento. Sì. Qui che è partito. Anche un pappellino qua un po' sulla destra, tutto cemento, anche qualche pittura. Qui la giostrina di prima con gli scivoli. Qua l'estate i bambini ti salutano. Sono abbassati qua, passaggio a livello.
Anche qualche scherzo, qui sono stato dalla chiostra. Thank you.
Aprono le porte, attenzione, aprono le porte. Qui si passa indennemente al negozietto. Bello. Qui c'è un po' di legno, un ponticello di legno, qui è la zona Giustina e bambini. Qui si va a un trenino dei bambini. Qui la poltrona, qui prezzemolo. Bella crosta col culetto grosso. E qui c'è il gelato, che prima, tempo fa, la vendevano parecchio, anche stavano anche nei bar, ma se ne davano anche di meno. Ecco qui un'altra zona. Peccato che ci sono parecchi negozietti chiusi, ma apriranno più tardi, ma non credo. Quasi la metà sono aperti. Posso capire che qualche negozio... Oh, guarda che bello qui! Qualche negozio si bagnano gli oggetti. Che bello. 4D Cinema. Sai che una volta era andato e c'erano i sedili che si muovevano. E qualcuno spruzzava pure. Ecco che mi sto avvicinando alla nuova giostra, quella del lupo. Ecco lì in fondo. Chissà come sarà il caffè porchette. Il caffè con la porchette. Jumanji, è bello, ci sono andato l'anno scorso quest'estate, bellissimo, credevo qualcosa di più, belli gli effetti speciali che ci sono dentro Jumanji. Qua è il ristorante dove si mangia, Bar Aladino, ristorante Bar Aladino. Almeno stavolta hanno decorato un pochino di più esternamente. Piazza. Mi sa qui solo il giovedì faranno qualche cosa. Che chissà quando capiterà. Dal 3 al prossimo 3. Dal 3 ottobre al 3 novembre. Ci sarà il calendario. Se andate a vedere su Gardaland o se trovate qualche foglietto in giro. Li trovate nei centri commerciali. Qualche folletta promozionale di Gardaland, ci sono i vari programmi, in più quelli di dicembre per il natalizio.
Eccola qui la giostra principale di quest'anno. Bella. Bella, bella, bella. Pensavo che era più alta, invece più piccolina. Soltanto l'unica cosa è che c'è la bocca del drago. Poteva stare alle Olande questa qui, questa giostra. Ci sono anche i tombini di prezzemolo. La giostra si chiama Wolf Legend. Così dalla parte dall'entrata. Qui e qui c'è un'altra prospettiva di quest'altra bella giostra. Ma provo ad andare in quell'altro trenino, così facciamo un altro bel giro panoramico. Qui c'è l'ingresso a King Kung Fu Panda Academy. Un piccolo giretto prima di andare sul trenino, l'altro trenino. C'è una piccola sala giochi. Poi qui ci sono le tazze che girano di Kung Fu Panda. Benvenuti a tutti! Benvenuti! Qui la giostra principale di Kung Fu Panda. Qui ci sono altre giostrine, tra cui Brugo Liffo, Brugo. Altre giostrine per bambini da barchetta che ondulano. Quella che gira. E adesso provo ad andare al trenino, quello che va in alto. Ecco qui lo so, il solito zig zag per fare la fila. L'unica cosa di buono è che non c'è tanta fila rispetto a quella d'estate, dove ci mette almeno tra i 5 e un quarto d'ora se va bene. Invece qua solo pochissimi minuti, tranne se la giornata è un po' meglio, e la giornata era un po' migliore. Ecco qui la giostra monorotaia. Attenzione, salve cancelli, prego per il posto. Attenzione, mani e piedi qua, in chiusura. Oh, facciamo un bel giro panoramico. Giostra principale. Che grido.
È bello qui. Adesso ha smesso un po' di piovere. Qui i progetti che si vedono. Bello, bello gigantesco. Si intravede un po' il lago di Garda, tra poco si vedrà un pochino meglio. Ecco qui Brugo, ecco qui il lago di Garda. Thank you.
arrivando verso la fine. Ecco qui il Jumanji, tarde avventure, al massimo lo riprovo. Mi faccio un'altra piccola giretta all'interno per ricordarmelo un po'. Mi sento lo stesso odore dell'acqua della piscina. Il ippopotamo, dai, che sta mangiando a uno. Guardate che bello. Ciao. Almeno come me lo ricordavo, tutto stile dell'Egitto, bello, la solita fila. Questa terra, un tempo tranquilla, cadrà in balia di uno spaventoso gigante di roccia, per sempre. Service, come sempre, avventurieri, eroi senza paura, ancora più maestosi di quanto mi ricordassi. Ma ora non abbiamo tempo. Jumanji is in grave danger. Grazie alla mia abilità e coraggio ho recuperato la gemma. E adesso ho l'onore di unirmi alla vostra squadra di eroi. Come sapete, ogni giocatore ha solo 3 vite nel gioco. We only have 3 lives. E tutti abbiamo i nostri punti di forza e di debolezza. E la mia debolezza è... Butterflies? Sul serio, le farfalle sono la mia debolezza. Ok, la nostra missione è scalzare ogni pericolo, trovare il tempio, rimettere la gemma nell'altare sacro, distruggere il gigante, spezzare il sortilegio, dire il nome del gioco e salvare Jumanji. Have you got all that? Tutto chiaro? Eccellente! Sarò con voi tra poco, giusto il tempo di liberarmi da questo accidente di paracadute. Now go, and remember... The fate of Jumanji lies in your hands. The goal for you are reciting verse. Return the jewel and lift the curse. If you wish to leave the game, you must say Jumanji and call out its name. E ricordate. Thank you.
Mi sono uscito da Jumanji, bellissimo, come no, era come l'altra volta. Qua è la zona barche, che mi sa ancora un po' poco sfruttata. Al solito è rimasto. Qui c'è il labirinto di Jumanji.
porta dentro il labirinto di Jumanji. Questo è il labirinto, poi lasciamo lo spazio da qualche parte. Quanti me ci sono? Troppi me. Sto aiutando col bastone. La continua, il labirinto. Where is Sandy?
Lady Ratchet, you know. Oh my god, that me and Liam. Oh my god, that'd be so funny. Ashton, you're on video right now. Vendono anche il tè con le gommose. Qui c'è il Relax Park. Però è un po' troppo bagnato, peccato che è chiuso. No. Qui c'è un'altra zona cinema, davanti. Un po' troppo vuoto questo filone. Qui c'è il Legoland. Come l'altra volta c'è questa grossa polipo fatta con i dadi di Lego. Poi la piscina, aspetti di piscina dove trovi tutta l'Italia costruita con i Lego. Mi sa che l'ingresso non c'è, io ero rimasto che era obbligatorio entrare con un bambino più la persona da sola non può entrare. Era rimasto così fino all'anno scorso. Ci sono anche con i dadi di Lego, la Lego, costruite tutte con la Lego, bellino. E c'è anche Cucciolo, tutto costruito con la Lego, bellino. Ci sono anche quel colore di zucca Raptor, mi sa quello uscito di Raptor. E tra poco c'è l'entrata che vende la Lego, i dadi. Ciao. Poi mi sa che non c'è da mettere anche cose del bancomat. Qua è la zona scivoli. Ecco l'oro. Sei. Sfumando, mettendo i colori primari, escono anche gli altri. Gli altri tre. Rosso, arancione, giallo, verde, blu e viola. Fucsia. Se riesco ad andare a questo aeroplanini, così facciamo altro giro turistico dall'alto. Io vedo se riesco ad andare anche sia Life
dove c'è la, il parco dei pesci. La casetta di prezzemolo. Ecco dove sta il volaplano. Ciao. C'è la fattoria. Mi sembra di vedere qualche Pokémon.
qua vicino al sole passa il trenino, anche lui fa il giro panoramico. Ecco i binari. Ecco loro che non l'avevo visto. Ecco loro, quelli che portavano la bara, però da morti. Carini però. C'è anche lei come ombre barna. Un po' si può chiamare anche Paremi Far. Come on.
Sono anche loro, i ragni giganti. C'è anche questa giostra, ma è vietato a fare ripresa. E da qui si vede un po' meglio, qua divietano di fare riprese e foto.